Biagio Rossetti, nato nel 1900 e morto nel 1990, quindi ha avuto un'esistenza significativa. Muratore musicante, che amava salire in cima al campanile e suonare questa tastiera, questo xilofono, questa campanina sulla quale batteva i tasti che poi con una serie di meccanismi, di corde, di agganci suonavano le campane. È stata una figura interessante, è uno di quelli che mi ha portato un po' la musica, perché io lo seguivo quando andavo su a suonare. Siccome facevo un po' di così di sacrestano, e allora quando lui andava su, a me piaceva andare su a vedere come faceva. Specialmente a San Biagio suonava, noi andavamo sul campanile, e noi le ragazze, amiche del Biasin. È stata una persona sempre disponibile, come i vecchi di allora ti facevano vedere come si facevano agganciare quelle campane. Poi adesso facciamo così, tiro questo filo, lo aggancio qua, lo tiro quest'altro, lo aggancio di là e poi si metteva lì seduto coi pugni a pestare sulla tastiera e faceva il concerto, ma lui la musica ce l'aveva in testa, lui non ha mai fatto niente di suonato le campane con qualche tipo di spardito davanti. Tutte quelle cose che ci sentiamo anche oggi con le campane sono sue. E lui suonava anche la fisarmonica, ce l'ha ancora, l'hanno portata giù al museo, come Cimelio. Ma lui ha fatto il muratore, ha fatto un po' di tutto, ha fatto anche il piastrellista, ma bravo, eh. Biagio Rossetti un po' ha incarnato queste due tradizioni, la tradizione dei muratori e di questa arte del lavorare le pietre e l'arte della musica popolare, di quella musica espressione della comunità che in questo caso si è manifestata in un'altra tradizione molto particolare che è quella dei campanari.